Le parole, quelle parole con cui in una vita poniamo di raccontare, stupire, commuovere, affascinare, mi sono sfuggite. Davanti a me un foglio bianco, la libertà di elevarsi, oppure una prigione senza via d'uscita. Pare io sia solo, in un buio interiore, cercando un mio senso a ciò che penso, quella presunta conoscenza che cerchiamo di trasmettere agli altri o a noi stessi. Cerco le intenzioni migliori, senza giungere a nulla. Forse la paura di andare avanti, per poi tornare a un inerte punto di partenza. Di sprofondare, negando ogni resistenza, di abbandonarsi all'apatia dell'inspiegabile. Quasi troppo razionale per accettare il lento consumo di remore mentali che mi tormentano. La paura di ripetersi, di cadere, raccontando una delle tante copie di quegli infiniti riassunti di vita vissuta, freddi e asettici. Su quel foglio bianco è riflessa l'immagine del futuro della conoscenza, a cui necessitano solo le domande giuste per entrarvi. Ma io non ci riesco. Tiro la maniglia della porta per andarmene ed esco, lasciando aperta la soglia, abbandonando tutto il resto, cercando risposte altrove. Partito e andato via, senza lasciare segni. Una partenza imposta la mia, senza destinazione, ma necessaria. Provo dolore agli occhi, così li tengo aperti, fissando un punto all'orizzonte, mentre cerco di colmare i miei pensieri. Questa vita mi sta mettendo alla prova, donandomi o togliendomi qualcosa di cui ancora ignoro, ma voglio andare fino in fondo. Continui i vuoti di memoria verso attimi intensi passati, alla ricerca apprensiva di un'emozione al di fuori della ragione. Forse sognare, sognare e basta. Cerco di sentirmi libero, ma l'inquietudine di fidarmi di me stesso ha come sopravvento, negandomi le parole vive, nascoste, che io cerco. Il mio viaggio prosegue tra luoghi ameni, che spesso non riconosco. Tutto ciò ha i suoi perché, penso. Pare che presenze misteriose mi circondino, stando in silenzio, scrutando il passo successivo del mio cammino. Ma nel cupo silenzio del mio vagare, improvvisamente qualcosa ridesta la mia attenzione. Una soave melodia, sottile e leggera, come un alito di vento, ma colmante di significato. La curiosità mi spinge a seguirla, fino ad un recondito maniero, il cui portale pare essere l'ultimo ostacolo a separarmi dal mio nuovo obiettivo. Quindi spalanco la via ed entro. Mi fermo e la vedo. Osservo intensamente quell'immagine. Curioso di ogni cosa del mondo,
mi avvicino lentamente. Pare che nel momento giusto, al posto giusto, io sia lì. In quell'istante tutto parve fermarsi. D'un tratto, la verità della conoscenza, silenziosa, quasi impercettibile, astratta ai miei occhi, scende dall'alto e si appoggia delicatamente sulla mia mano. Pare indicare la fine della mia ricerca. Inaspettatamente ritrovo me stesso e le parole. Quelle parole mai dette o scritte, quelle parole che tese al vento giungono come promessa di infinito del mare all'orizzonte, dell'umiltà delle alte vette austere, di giuramento del cielo lucente verso l'assoluto della consapevolezza. Ognuna di esse veste la sua verità e il suo perché. Un'emozione si diffonde in me e ho desiderio immediato di trasmettere quelle parole. Volgo lo sguardo indietro, verso quel confine che mi ha rivelato la conoscenza. Mentre ritorno sui miei passi, come un fiume in piena, tutte le parole a cui avevo sempre anelato parevano accompagnarmi, impazienti di venire impresse su quel foglio bianco abbandonato. Prima prigione segreta e ora libertà illimitata. Le parole che non bastano, quelle che sembrano perfette, altre inaspettate, sorprendenti, paiono riempire una valigia di sogni a metà. Forse il tempo darà torto a quelle parole, ma ce ne saranno delle altre, e altre ancora che giungeranno in soccorso lungo il prosequo testardo e svelante della vita. Trasportata dalle ali di un vento ignoto verso la conoscenza più recondita di se stessi, l'essenza vera del viaggio.